molto lavoro da fare per la messa in sicurezza delle scuole, la manutenzione e l'efficientamento energetico, problemi ben presenti alle varie amministrazioni comunali che si sono avvicendate a Cremona e che hanno sempre lavorato per attrarre finanziamenti in grado di rendere possibili gli interventi più urgenti. Il problema è però che a livello nazionale mancano le risorse, anche se qualcosa sembra essersi mosso con il governo Renzi. Un'attenzione costante rispetto a questo tema, e questo a prescindere anche dalle amministrazioni che si sono succedute. C'è ovviamente molto lavoro da fare, anche perché le risorse per quanto riguarda gli enti locali non sono, come dire, particolarmente rispondenti alle esigenze che ci sono. La nostra attenzione è focalizzata su due aspetti. Innanzitutto avere la possibilità di allentare il patto di stabilità, perché se possiamo utilizzare delle risorse, queste non devono essere, come dire, soffocate dai nodi del patto di stabilità, e dall'altra parte quello di ottenere dei finanziamenti. Per ora a Cremona sono in via di realizzazione solo gli interventi di smantellamento dell'amianto dai tetti, di manutenzione di bagni e palestre. Ben diverso è il capitolo dell'efficientamento energetico, necessario per molte strutture scolastiche, ma che rappresenta una spesa non ancora sostenibile per il comune ed evidentemente a livello nazionale per il governo. Le opere in questo senso sono nella direzione dell'amianto, delle bonifiche sull'amianto e poi della messa a norma rispetto agli interni, quindi le palestre, il tema dei bagni, delle docce, delle barriere architettoniche. Ci sono problemi di carattere strutturale, perché consentire all'amministrazione un risparmio energetico comporta però dei lavori importanti e significativi. Secondo i calcoli dell'amministrazione, la spesa necessaria per le scuole andrebbe oltre il milione di euro, mentre dal governo Renzi sono arrivati circa 240.000 euro in tutto. Da parte di questo governo sono arrivate 200.000 euro. La nostra richiesta rispetto a tutti i problemi strutturali sono superiori al milione di euro, quindi, come dire, il lavoro da fare è notevole. Poi per quanto riguarda l'ultimo piano del governo Renzi, vabbè, da questo punto di vista su tutta la provincia sono arrivate le briciole, sono arrivati circa 40.000 euro, quindi c'è un problema generale che riguarda l'edilizia scolastica su tutto il territorio del nostro paese.